Oggi 23 marzo in tutto il mondo si celebra la giornata della meteorologia. In questa data infatti l'ONU ha deciso di celebrare l'entrata in servizio dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale. Ne parliamo con il generale Luca Baione, che è capo servizio meteo aeronautica militare. Buongiorno e Buongiorno. Benvenuto Buongiorno a all'Istituto di lei e Lino agli Mattina. spettatori. Claudia Adamo, bentornata, fisica dell'atmosfera di Rai Pubblica Utilità. E poi in collegamento abbiamo il professore Dino Zardi, che è presidente dell'Associazione Italiana di Scienze dell'Atmosfera. Buongiorno, benvenuto anche a lei, professore. Allora, Buongiorno, buongiorno a lei e ai suoi ospiti, generale grazie. Baione, cominciamo da lei. Lei è membro dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale con sede a Ginevra, che ha il compito di monitorare tutte le attività dell'atmosfera. Come è inciso il cambiamento climatico sulla vostra attività? Sì, buongiorno e buongiorno agli spettatori. L'Organizzazione Meteorologica Mondiale è una delle poche agenzie specializzate delle Nazioni Unite che si occupano di fenomeni e di materie che hanno una portata globale. Noi tutti sentiamo parlare dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, ad esempio, che si occupa del coordinamento a livello globale del contrasto alla pandemia. Ecco, la meteorologia anche è una materia, è un fenomeno che supera gli steccati dei confini nazionali, avvolge tutta la Terra e di conseguenza ha bisogno di un coordinamento a livello globale. Questo coordinamento è assicurato dall'Organizzazione Meteorologica In Mondiale. concreto, che significa che vi scambiate i dati, Sono naturalmente. scambiati i dati, sono scambiate e coordinate anche le politiche per l'utilizzo dei dati e sono soprattutto approfonditi e coordinati gli studi che vengono fatti. Qui c'è il professor Zardi che rappresenta la maggiore associazione nazionale di settore e questi studi sono finalizzati ad approfondire i cambiamenti meteorologici e climatici che hanno un impatto sempre più pervasivo sulla società nazionale e globale. Basti pensare alla desertificazione oppure allo scioglimento dei ghiacci. E fenomeni estremi. Sono fenomeni estremi, sempre più intensi, che comportano un impatto sulla società, comportano le migrazioni, comportano situazioni di fame, di bisogni primari. E di conseguenza l'Organizzazione Meteorologica Mondiale si occupa di questo e l'aeronautica militare rappresenta l'Italia, per il mio tramite, all'Organizzazione Mondiale della Meteorologia. Peraltro l'Organizzazione Meteorologica Mondiale è un'agenzia, come dicevo, specializzata che ha il suo riflesso in Italia anche in una recente agenzia che è stata istituita, l'Agenzia Nazionale per la meteorologia e climatologia, che riflette l'importanza a livello nazionale annessa a questa materia. Certo. L'agenzia si chiama Italia Meteo ed è composta da diversi ministeri, coordinata dalla Protezione Civile, è composta dalla Difesa, per il tramite dell'Aeronautica Militare, dal Ministero dello Sviluppo Economico, dal Ministero della Cultura, dal Ministero dell'Università e della Ricerca, dal Ministero per le politiche agricole, alimentari e Insomma, un forestali, vasto Ministero coordinamento. dell'Ambiente, oggi chiamato Transizione Ecologica. Claudia, allora, la giornata del 2021 è dedicata all'oceano, giusto? Sì, all'interazione dell'oceano con il clima e con la meteorologia. Forse vale anche la pena ricordare qual è la differenza tra clima e meteo, perché il meteo è quello che succede in queste giornate, in poche giornate. Quindi prima vedevamo le previsioni, una cartina delle nostre previsioni del tempo per i prossimi giorni, mentre il clima è riferito a un periodo molto più vasto, molto più grande. Quindi è un po' come per fare un paragone: se noi parliamo di una persona, il suo clima è quello che noi possiamo conoscere, quindi il suo. Com'è dopo 20 anni? Quindi io ti conosco e so come Sì, sei dopo certo. 20 anni, quindi posso sapere che tu sei una persona mite, simpatica, dolce. Il tuo meteo quel giorno magari può essere che tu sei molto arrabbiato, quindi il meteo si riferisce alla giornata, mentre il clima ha un lunghissimo periodo, almeno Efficace come 20 anni. Sì. metafora. E l'oceano interagisce sia con il meteo perché ha diciamo, questa grande capacità di formare le nubi, e infatti è il ciclo dell'acqua che si origina proprio nell'oceano e quindi si formano le
le nubi grazie al vapor d'acqua che arriva dall'oceano e tutta l'energia che arriva da lì e quindi poi vengono guidate dalle correnti sulle nostre terre e anche il clima influenza tantissimo, l'oceano influenza tantissimo il nostro clima perché assorbe e stocca circa 20-30% delle emissioni di CO2 che l'uomo immette in più nell'atmosfera, dunque è un importante termostato del nostro pianeta. E vedo il professor Zardi che annuiva perché a questo punto abbiamo capito che intendere le relazioni tra oceano, clima e tempo è fondamentale per fare delle previsioni. E allora quali sono le applicazioni che noi usiamo nel nostro paese? Buongiorno, sono le applicazioni più diverse perché vanno dall'agricoltura, voi state mostrando delle immagini di coltivazioni e l'agricoltura è uno degli utenti più storicamente consolidati delle previsioni meteorologiche perché ogni agricoltore per le operazioni agricole che vanno dal trattamento alla potatura, alla preparazione del terreno, al raccolto, deve fare i conti con la meteorologia, anche per l'irrigazione, quindi per decidere quanta acqua dare, come darla, in che modo. E questo diventa quanto mai importante in una prospettiva in cui la disponibilità di acqua in futuro potrebbe essere inferiore a quella che abbiamo avuto in passato. E qui torniamo al discorso del clima, anzi, complimenti a Claudia per questa bellissima analogia fra l'umore e il carattere, penso che gliela ruberò. Grazie, grazie. Quindi, professore, queste dinamiche ci aiutano a capire i cambiamenti climatici. Esattamente. Il clima è uno dei problemi che, da un lato, assilla l'umanità, perché siamo tutti consapevoli oramai che ci sono dei cambiamenti in atto e molto significativi. Dall'altro, dobbiamo dire che non abbiamo ancora capito tutto di questi processi, per cui la ricerca sta sviluppando sempre nuovi strumenti di osservazione, i satelliti, i radar, le stazioni di superficie e al tempo stesso anche modelli di simulazione. Cioè con i calcolatori sempre più potenti che la tecnologia ci mette a disposizione, cerchiamo di simulare il comportamento del clima e capire come reagisce a determinate forzanti, per esempio le emissioni di gas serra che, ahimè, l'umanità da alcuni decenni sta aumentando. E quindi anche capire con quali diverse politiche possiamo rimediare a questi cambiamenti e riportare il clima in un contesto congeniale alla sopravvivenza della specie umana. Beh, non c'è dubbio che ci serva un coordinamento internazionale. A proposito di questo, il fatto che ci sia un'organizzazione sotto l'egida dell'ONU significa che c'è un coordinamento internazionale. Che cosa significa nel concreto? In concreto significa che gli stati si impegnano tramite l'Organizzazione Meteorologica Mondiale ad approfondire gli studi e a condividere gli studi che vengono fatti. Come è stato detto, ci sono dei fenomeni estremi che impattano su tutta la collettività nazionale. Gli studi in Italia sono condotti dall'Agenzia Italia Meteo, che ho detto prima, sì, alla quale l'Aeronautica Militare concorre con il proprio servizio meteorologico nazionale. E mi lasci dire un aspetto sicuramente interessante rispetto a quanto è stato detto relativamente alle materie prime naturali, alle risorse naturali di vitale importanza. Si pensi che alcuni stati nel mondo stanno valutando la possibilità di dare una personalità giuridica all'acqua, affinché l'acqua diventi anche destinataria di diritti, per dire quanto è alta l'attenzione, certo, rispetto a questo aspetto che ha un impatto, come abbiamo detto, globale su tutta la società. Bene, grazie abbiamo generale. Finito, grazie davvero Claudia. Al generale Baglione, grazie al professore Zardi grazie e buon lavoro naturalmente. L'ospitalità. Ci siamo, è venuto il momento di